Allora, intervista al sottosegretario all'istruzione Marco Rossi Doria. Quali sono le azioni intraprese dal governo per quanto riguarda legalità e dispersione scolastica, soprattutto al sud? Legalità. Abbiamo delle attività al Ministero, soprattutto con le scuole, con un coordinamento del Ministero da molti anni. L'attività più importante è più scuola meno mafia. Si organizza in modi diversi secondo i diversi territori, spesso d'accordo con le associazioni che si occupano di questa cosa. Sta acquisendo una dimensione più forte ultimamente con i beni presi alle mafie che vengono utilizzati di concerto tra scuole e privato sociale a sostegno delle attività di legalità. Ci sono stati dei momenti veramente importanti nelle ultime settimane, ci sono state queste due navi che tradizionalmente partono per andare a Palermo, ma nel ventennale della strage di Capaci è stato un momento importantissimo, direi c'era il Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica che ha fatto un intervento nel quale si è anche commosso per la presenza dei ragazzi sotto una pioggia battente, migliaia di ragazzi che venivano da scuole dove avevano fatto centinaia e centinaia di laboratori sulla legalità. Quindi è un'attività consolidata delle scuole autonome che trova un forte coordinamento qui. Per quanto riguarda la dispersione scolastica, oggi al di là delle normali attività preventive che le scuole fanno in base alle normative, che però sono state sottolineate dalla nuova normativa nel decreto semplificazione all'articolo 50, dove dando più forza all'autonomia delle scuole si sottolinea che una delle loro importanti funzioni è quella di prevenire la dispersione scolastica, quindi c'è l'assetto ordinario delle scuole, c'è un intervento straordinario nelle quattro regioni d'Italia dove più forte la corrispondenza tra povertà di istruzione e fallimento formativo e dispersione scolastica, Puglia, Sicilia, Calabria e Campania. Qui, insieme al Ministro Barca della Coesione Sociale, il Ministro Profumo e quindi questo Ministero, con il mio specifico coordinamento, sta per aprire circa 100, forse qualcosa in più, prototipi contro la dispersione scolastica nelle aree appunto di maggiore dispersione scolastica. Sono le aree per lo più povere, in genere metropolitane, ma non solo, del Mezzogiorno, e ci saranno 24 milioni e qualcosa da parte del Ministero, dei Ministeri Barca, Profumo, Coesione Territoriale e Ministero dell'Istruzione, più ulteriori fondi provenienti da un POR sicurezza, quindi fondi europei rigenerati, riorganizzati, che non erano stati riutilizzati, del Ministero dell'Interno. Che cosa faremo? Faremo due azioni, una preventiva a partire dalla scuola dell'infanzia, che si legherà anche ad un intervento di ulteriori 400 milioni sempre nelle stesse aree per gli asili nido, quindi ci sarà un intervento molto precoce, addirittura dai 18 mesi, attraverso la scuola dell'infanzia e poi negli istituti comprensivi in cui si metterà insieme un lavoro ulteriore insieme ai docenti sulle competenze alfabetiche di cittadinanza, ad attività per tenere le scuole aperte, comunitarie, un lavoro con le famiglie. Ecco, stiamo adesso proprio organizzando il bando per queste scuole, quindi saranno 100 prototipi. A fianco a questo, con i fondi e nelle stesse aree, questo è molto importante, con i fondi del POR Sicurezza costruiremo luoghi o rigenereremo, riorganizzeremo, riattrezzeremo luoghi di aggregazione giovanile, soprattutto per adolescenti, centri e campi sportivi e interventi dedicati, oltre ad altre attività sociali, teatro, soprattutto alla musica. Quindi avremo nelle zone di massima dispersione scolastica un intervento sinergico di privato sociale di scuole, dove le scuole che peraltro sono forti perché hanno già fatto interventi però non così ben pagati e sistemici,
contro la dispersione scolastica potranno finalmente avere un finanziamento, una regia e una continuità sicuramente fino a tutto l'anno 2014 e poi c'è la scelta politica del governo e di questo ministero di riprogrammare in queste stesse zone il rifinanziamento con fondi europei d'accordo con le quattro regioni sempre fino al 2020. Quindi noi abbiamo un'attesa di continuità di 8 anni su una questione chiave del nostro paese che è questa: nei posti diciamo più poveri del paese la scuola non riesce a conquistare i ragazzi, invece così noi abbiamo finalmente un intervento di sistema di forte impatto.